Raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi, raga, siamo qua tornati su Fall Guys perché siamo a 98 corone. Abbiamo un grande obiettivo da fare. Tra l'altro, piccola curiosità, arrivando a 100 si ottiene qualcosa? No, bisogna arrivare a 112. Sì, per sbloccare sto coso ce l'ho già, per sbloccare questi pantaloni. Però beh, c'è l'app perché poi insomma unito è molto content. Vabbè, adesso andiamo in partita e speriamo di farcela. E dai. E quindi partiamo. Abbiamo diverse skin default. La questione mi piace, anche se ho visto uno che c'ha tipo la skin che si ottiene a 250 corone. Ma è giusto, ragazzi, è giustissimo. Qua comunque non dovremmo avere problemi. Su sto game penso di non aver mai perso. Calcolate che sto giocando nella playlist dove ci sono solamente i livelli nuovi, che in realtà ci sta, a parte per quando mi esce come modalità pallavolo. Quindi noi dobbiamo sperare che non esca la modalità pallavolo, per l'appunto. Addirittura siamo primi. Vogliamo veramente strafare qua? Mi sa di sì. Ora abbiamo perso qualche posizione, ma almeno sono andato a botta sicura. E siamo praticamente di nuovo primi quasi. Vai Laraxor, bravissimo. Buttate in avanti. Fai di questo. Olè. Vabbè, va bene lo stesso, anche se non siamo primi. Ma chi se ne frega, bisogna solo passare. Quindi fai così. Slalomizzi qua, slalomizzi là. Olè. Perché chiaramente so cosa dirvi. Quindi olè, olè, olè. Lo dico perché so perfettamente di cosa parlarvi. No, più che altro, anzi, fatemi sapere nei commenti quante vittorie avete su sto gioco. Ecco, mi sembra doveroso, visto che ve lo chiedo ogni volta anche su Stumble. Anche qua dovete dirmi quante corone avete, che io ovviamente voglio saperlo. Metto il cuoricino a tutti. Già lo sapete. E comunque il game è passato. Per poco potevo arrivare prima. Vabbè, terzo sono arrivato. Va bene così. Procediamo sul rotatore. Beh, qua non ho problemi. Non devo improvvisare, tanto dura 2 secondi qui. Quindi eccoci qua. 8 eliminati abbiamo. Vai, vediamo se riusciamo a fare il world record di velocità o di lentezza. No, prima ho fatto qualche partita e una di quelle è uscita a sto livello. Regà, vi giuro che non finiva più. È durata tipo 4 giri. Qua siamo già 6 eliminate, quindi mi sa che ormai siamo agli sgoccioli. Però, oh oh, cioè, ho tipo beccato i migliori giocatori del mondo in quella partita di prima. Comunque qua non è durata niente, qua è giusto che sia. E dai, festa rimbalzante. Qua, regà, è finale garantita, ve lo dico. Città. Ci siamo, regà, è quel momento. È il momento di fare robe. E le faremo, tranquilli. Quindi qua per assurdo vai su quello gold e lo prendi esattamente così. Perfetto, qua mantieni ancora il salto, ti butti un attimo indietro, ti butti ancora indietro e prendi quest'altro giallo, perfetto. Prendi questo, salti di qua per mantenere ancora al salto, ti butti qua. Mamma mia, ragazzi, la performance pazzesca. Vai di qua, perfetto. Prendi quello gold. Perdiamo sì il salto, ma si è messi talmente bene che ce lo possiamo permettere. Poi per assurdo, vediamo se riusciamo a prendere questo. Ma non credo. No, peccato, zi, per poco. Vabbè, fa niente, fa niente. Questi tre mi servono. Olè, bellissimo, zi, che meraviglia. Beh, andiamo di sotto, riprendiamo il massimo salto. Ma per chi non lo sapesse, se vi buttate di sotto e poi ritornate su, avete il jump appunto completo. Qua vai di là. Mi sa che sono il primo a qualificarmi. Il secondo, stavo scherzando. Dovrebbe esserci la finale adesso. Raga, eccoci qua in finale, 11 qualificate. Quindi c'è o quella delle bombette oppure c'è quella dell'esagono. Guarda, io preferirei quello dell'esagono. Ed effettivamente abbiamo quello dell'esagono. Ce l'ho, sono carico. Eccoci qua, 3, 2, 1, forza ragazzi. Dai che ce l'abbiamo sta vittorina. Qua per assurdo, vabbè, si parte con calma. Non abbiamo bisogno di strafare. Te butti qua, te butti là, nel chilling proprio. Aspettiamo che aumenti un po' la velocità. Andiamo tutto a destra magari. Ah, senti, a banana, ti devi un po' spostare tu gentilmente, senza troppe pretese. Ancora 0 eliminato, ok, uno è andato, bravissimo. Stanno col turbante questi, oh. Già solo uno eliminato, è un po' poco. Comunque non mi piace sto tizio che sta. No, 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 madò, meno male, che pelo. Madò, qua l'ho rischiata assai. 3 eliminati, la questione mi piace. Senti, amico mio banana, dovrei cambiare lane perché lui mi ostacola se gli sto dietro. Quindi allontaniamoci un pochettino. Qua per assurdo vai di là. Madò, raga, che sbocco, non mi piace per niente qua sta performance. Nora, raga, ho perso. Naggia, naggia, non avevo più blocchi lì, oh. Zio Perina. E dunque, prima abbiamo avuto i tryhardoni. Insomma, è andata un po' come è andata. Adesso devo prendermi una mia zona, stare io davanti. Devo io ostacolare gli altri. E in questo modo riusciremo chiaramente a vincere. Qua per assurdo, beh, si anda soli. Quindi ci sta, 3 sono già andati di sotto. Bella per loro. Senti, amico mio, qua a destra, buttate di sotto. Se eliminate, mi piace. Dai, che forse qua non sono dei tryhardoni incredibili. O forse, vabbè, questi qua rimasti, forse sì. Comunque li sto ostacolando un po'. Quindi, ecco. No, zì, tu a destra, devi andare dietro di me. Mannaggia. Bravissimo, vai dietro, così mi piace. Fate butti qua. Ce l'ho, ragazzi, ce l'ho. È già fatta. È già fatta, me lo sento. Con calma, non abbiamo bisogno di strafare. Comunque vi giuro che la song c'è di sottofondo.
devastante. 7 eliminati, mi piace. Devo provare a ostacolare l'unicorno, anche se forse è l'unicorno a ostacolare me. Amico mio, buttatete sotto. 8 eliminati, mi piace, siamo rimasti in 3. Vorrei provare a ostacolare sempre l'unicorno, se per assurdo riuscissi, però non vorrei rischiare di ostacolarmi da solo. Ma perché siamo tutti appiccicati? Cioè, nel senso, non credo che ci sia questa necessità, no? Mi verrebbe da pensare. Oh, perché sei andato indietro, zì? Potrebbe essere il più grande errore della tua vita. Infatti ha perso, goloso. Come non ha perso? Ma zì, come è ancora vivo? Ma l'ho visto cadere. Ma era caduto, ragazzi. Mi sta scammando. Ecco, 9 eliminati, mi piace. Dov'è l'ultimo? Mi serve. Ti devo bloccare da qualche parte. Dove sta? Ma raga, dov'è? Ah, eccolo. Quindi in realtà non è caduto quello che mi stava creando problemi. È caduto l'altro. Qua non mi piace. Ragazzi, l'ho detto, questa qua era la partita giusta. Prima abbiamo scammato, ci siamo rifatti. Ora siamo a 99 corone. Tanto godiamoci l'animazione che merita, sempre. Lo so che l'avete vista, però cioè, se un'animazione merita, la guardi, non è che non la guardi. Tiè, buttatele sotto. Là. Bellissimo, raga, bellissimo, bellissimo. Quindi andiamo a controllare se effettivamente c'è la vittoria numero 99. Tutte le medagliette, tra l'altro ottima performance. 3 medaglie d'oro e una da secondo posto. Quindi 99 su 112, mi piace. Ed eccola lì anche in alto a sinistra. Ora si va con la centesima. Eccoci qua. Vabbè, qua non dovrei avere problemi, è abbastanza chill come livello. Fino a quando abbiamo livelli che io ritengo chill, in teoria dovremo farcela, ragazzi. Se lo dico, poi succede, no? Ma per assurdo, stai attento, bravissimo. L'unico problema qua è che la seconda parte a volte vanno più veloci i cosi viola, i cosi rosa. E credo che in realtà forse sempre vanno più veloci. Quindi se io per assurdo riuscissi a non farmi colpire, potrebbe anche essere una bella cosa. Bellissimo, raga. Beh, è già vinta, nel senso, avendo passato quella parte è impossibile scammare, a mio avviso. Qua andiamo a destra, così possiamo passare senza aspettare il tronco. Perfetto, bellissimo. No, mannaggia al buco, non l'ho visto. Vabbè, non è un problema, raga. Andiamo con calma. Stavolta al buco lo vedo. Mannaggia a te, oh. Qua passi di là, perfetto. Abbiamo questi qua che si possono passare senza problemi andando un po' più laterale. Scherzavo, ovviamente. E raga, potrebbe forse scammare. No, non scammo, non scammo. Non siamo dai primi, però per passare si passa. Questo è l'importante. E GG per poco, comunque. È un po' rischiato. Procediamo. Circuito ad alta velocità. Comunque un livello nuovo. Va bene così. Non è uscito prima, mi sembra. O forse sì. No, mi sa di sì invece. Partiamo dietro, ma credo che non sarà un problema. Quindi, per assurdo, cerchiamo di superarli. Raga, io di cosa vi posso parlare su sto livello infinito? Posso dire buttiamoci di qua e buttiamoci di là per tutto il tempo? Per assurdo potrei farlo, oppure potrei semplicemente dirvi di lasciare un bel like se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale. Non so quando vedrete questo video, però ora che lo sto registrando siamo a 298.000 iscritti, quindi siamo proprio lì 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 per i 300k. Se siamo arrivati a 300k, grazie mille. Se non ci siamo, mi raccomando, iscrivetevi, che magari ci arriviamo grazie a sto video, no? Direi che per assurdo non sarebbe male la questione. Mannaggia, proprio ora devo passare. Dai, zio Perina, oh, e muoviti. Probabilmente vi starete chiedendo, Raxor, ma farà uno speciale per i 300.000? No, perché se voglio fare un video un po' diverso dal solito, non credo abbia senso farlo come speciale di tot iscritti. Io ho un paio di video un po' particolari che vorrei fare, però non li faccio in base agli iscritti. Li faccio... In realtà c'è uno che è sul mio sport, il Calisthenics, che pratica tutto. Vorrei fare un bel montage, video motivazionale, però lì, insomma, devo prima migliorare io di livello, trovare un editor e un videomaker che sappia fare quel tipo di video, e poi dopo lo farò. Per il resto, poi sì, c'ho qualche altra idea interessante, ma che poi vedremo più avanti. Qua passiamo, vero? Mi alpe anche qua, sto andando un po' a rischio, eh. Ora abbiamo follia di frutta, detto anche follia di scam. Perché ho detto scam? Perché, beh, obiettivamente possiamo anche essere primi, beccarci un bel frutto in testa e passa la paura. Oddio, più che passa, viene la paura in quel caso. Quindi giochiamocela di lato, senza strafare, stiamo attenti a sta frutta, viutiamola. La madonna, come fanno quelli a essere così? Ma che salto hanno fatto per arrivare là davanti? Scusami, eh. No, raga, già qua non mi piace. Quanti ne ho davanti? Vabbè, in realtà non credo di averne più di 15, però, insomma, sono un po' preoccupato. Dai, Raxor, veloce. Dai, muoviti, che qua non voglio. No, zi, mi sa che... No, ma come perdo? Cioè, non è possibile che perdo. Ho fatto tutto per... Muoviti, zio, per... No, dai, zi. Zi, ma non assisto. Cosa? E dunque, ragazzi, eccoci. Siamo al game successivo, ma tranquilli, non partiamo dal round 1, sono già al round 4, tipo. Allora, qua abbiamo le pallette di neve che danno un po' di noia, però una strategia, ve la faccio vedere sta strategia. Tu praticamente basta che stai dietro alla palla, fine. Se stai dietro a una palla di neve, non potrai mai perdere. Vi giuro, ragazzi, che è così che funziona. Ovviamente bisogna stare attenti ai buchi, però aspetta, qua è un po' particolare la sfida. Ok, dobbiamo solamente capire il ritmo. Il ritmo che effettivamente abbiamo capito. Non abbiamo capito. Perfetto.
Raga, ci siamo, di nuovo, proprio noi. Siamo alla semifinale del game successivo, di nuovo sul rotatore. Gli eliminati sono in 5, ragazzi. Quindi siamo in 13, la finale sarà ad 8. E per assurdo mi sta bene. L'unica cosa è che qua bisogna stare... No, zio, ho già perso troppo tempo, non mi piace. No, sta arrivando il vento, zio, non mi piace. Vai, Raxor, corri veloce, 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 veloce. Ok, abbiamo recuperato un po' di posizioni, perfetto, uno eliminato. Qua mi sa che bisogna stare col turbante, ho sto grande presentimento. Ok, mi piace, due eliminati, golosissimo. Non ci ha creato problemi, ok. 4 eliminati, manca l'ultimo, fratelli, per favore, buttate di sotto. Buttate di sotto, che mi sta venendo l'ansia. No, e non saltare, Raxor. Dai, potresti cadere di sotto, amico mio, annaggia te. Niente, sto giocando. Era tipo i migliori player della storia, non vincerò mai, già lo sapete. È già persa, ragazzi, sono troppo forti questi. Quindi finale 8, incrociamo ste dita, raga. E dunque, eccoci qua. Raga, qual è il vostro piano? Io sicuramente vorrei vincere. Direi che è giusto così. Spero che il loro piano non sia quello, altrimenti c'è qualcosa che non va. Comunque, a parte questo, io direi che per assurdo qua non ha senso camminare, quindi andiamo veloci, cerchiamo di rompere tutto il prima possibile. Che raga, non è che qua abbiamo tempo da perdere, bisogna andare poi al prossimo game, quindi buttiamo tutto, diamoci una mossa, forza e coraggio. Tutto il primo blocco è quasi andato e a noi sta bene così. Sì, ma raga, non la vincerò mai questa, è troppa fortuna. Quindi, cioè, lo so, uno dovrebbe dire devi credere in te stesso. Io purtroppo su sto livello non credo in me stesso, vi giuro. Come faccio a credere in me stesso? Non lo so. Però noi ci proviamo fino alla fine. Ma più che altro vedo gente skinnata bene anche tu, col pass e tutto. Quindi sti qua non la lasciano così facilmente la partita. Però la parte di destra ormai è tutta andata. Ma se io per assurdo andassi da solo nella parte di sinistra a sto punto, se ce la faccio. Aspetta un attimo. Perché vedi che comunque... Ah no, ci sta uno. No ragazzi, vince quello che sta da solo a sinistra. Ok, meno male che sono andati altri due là a sinistra. Mamma mia. Vabbè, qua ragazzi, quelli che erano appunto a sinistra in teoria sono i primi a scammare, credo. Ma sai che forse è meglio camminare? Raga, andiamo con calma per favore, che... Capito, no? No, raga, non mi piace. No, ragazzi, non mi piace proprio. C'è quello appunto sempre a sinistra che è rimasto da solo. Però noi stiamo andando con calma, quindi ci sta la questione. Ci sta golosissima. Quello adesso sono in due là, sempre nel famoso punto a sinistra. Ma ragazzi, per assurdo... Mamma mia, cioè non mi piace proprio. Se posso dirvi la verità, non mi piace mai nella vita. No, amico mio, con calma, per favore. Andiamo lenti. Tu hai troppa fretta, fratelli. Buttate da qua, buttate da là. Mi butto da qua, mi butto qua, mi butto là. Spero che non mi abbia rotto la... Mi vuoi rompere la strada, sto infame. Ho perso, ragazzi. Aspetta, sono ancora vivo. Let's go. Buonissimo. No, no, che te... E niente. Ragazzi, ecco il momento di nuovo. Siamo in finale. Stavolta su Esa in tondo, che prima ci ha regalato grandi gioie. Allora, sono carico. Ce l'ho. Speriamo che questi non sono dei tryhardoni incredibili. Mi fa paura questo qua con la skin blu. Sì, tu con la skin blu devi stare molto calmo innanzitutto, perché insomma, no, direi che la questione si è capita. La prassi è decisamente chiara a riguardo, quindi buttate di sotto gentilmente. Sto qua con la skin viola è the god, si è capito. Niente. Per ora 3 eliminati. Molto interessante la situa. Anche se 4, con calma. L'importante è che si buttino di sotto. Non abbiamo bisogno di correre. 5 eliminati. Ok, e quindi siamo io, il viola e l'arancione. Ah no, ce n'è anche un altro di là. Beh sì, in effetti 5 su 8 ci sta. Devi contarne uno in più, che è quello che vince. Posso in un qualche modo ostacolare quello viola? Io, tipo se passo di qua, come grande assurdità. Mi piace la questione, anche se lui sta passando sui blu, però mi piace lo stesso. Amico mio, buttate di sotto. Buttate di sotto. Niente. Oh, ha perso tempo qua. Ti prego, cadi, zio. Ti giuro che se cadi sei un animale sotto ogni aspetto. Però non è caduto, quindi GG per lui. Oh, uno è andato di sotto, ottimo, ottimo. Ma io più che altro qua sto nel mio. Potrei andare a ostacolare qualcuno. Ah, è caduto allora. C'ho solamente l'arancione di là che vado a ostacolare tipo adesso, così. Bello, mi piace. Tu passi dagli azzurri, mi sta bene la questione. Io cerco di romperti tutto, fratelli. Dai, amico mio. Oh, è scivolato. Azzi, azzi, azzi. Oh, azzi, dove stai? Raga, sta per perdere, è palese. Dov'è? Oh, goloso, raga, questo qua è il mio livello. Ormai lo sapete, c'è nel senso che qua è proprio best performance in the world. Veramente molto, molto buono. Cioè, godiamoci l'animazione di nuovo, godiamocela perché merita. Che okay, buttate di sotto, fratelli. Buttate di sotto. Vai che ce l'hai. Lancio dell'aquila. E là, olè, caduto di sotto. Benissimo, quindi abbiamo fatto le 100 corone. E la nostra ricompensa è la bellezza del nulla. La ricompensa sta tipo a 114, come abbiamo visto poc'anzi. Vediamo, eccola qua, no, sta a 112, dove abbiamo i pantaloncini che abbiamo visto prima. Quindi grazie per l'applauso. Grazie, grazie. Ovviamente in live su Twitch potete anche mandare gli applausi tra tutte le cose, mi raccomando, primo link in descrizione. Qua siamo a 100 corone, dai raga. Raga, che dire, bel like, iscrizione, campanellina. Già lo sapete, mi raccomando, primo link in descrizione per venirmi a seguire in live. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.